Ciao a tutti, oggi andremo a decorare queste pietrine che avevo fatto con la resina. Non so se avevate visto il video e quindi adesso ho pensato di, come si dice, di abbellirle un po', farle un po' di ciondoli, farle vedere anche voi in modo semplicissimo, così possono farlo tutti. Allora, per prima cosa ci serviranno delle catenine, degli anellini, dei chiodini. Io ho scelto argento e che colore è questo? Bronzo, boh. E poi lo smalto argento e non so che cavolo di colore è, sembra oro un po' scuro. Ok, e cominciamo dall'argento. Per prima cosa prendiamo lo smalto, che c'è un pelo ovviamente, e lo andiamo a mettere sopra, solo sulla punta, così. E facciamo uno strato abbastanza spesso, quindi si è un po' trasparente, si aspetta un pochino e poi si ripassa. Vedete? Solo sulla punta, mi raccomando, non su tutto, sennò non viene l'effetto desiderato. Un po' così, vedete? Adesso non si vede un tubo perché ovviamente il mio smalto è molto chiaro e quindi dopo rifarò un'altra passata. E adesso proviamo anche, aiuto, quello oro e lo pitturiamo sempre. Oh, questo copre molto di più, forse perché sotto è praticamente trasparente, l'altro invece è azzurro, è già un po' più difficile da coprire. Ok, quindi adesso aspetto che si asciughi, poi faccio altre passate per farlo un po' più scuro e poi continuiamo. Ok, una volta asciutto, cioè il mio non è proprio del tutto asciutto, però non avevo voglia di aspettare troppo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere se la nostra punta di resina punge, perché se punge gli diamo una limatina. Così almeno non ci graffiamo, mi sono dimenticata di dirlo prima. Ok, adesso c'è il prossimo step, molto importante. Dobbiamo bucare con la fresa, con quello che avete, la parte qua in alto, dove abbiamo colorato con lo smalto. Io adesso non ve lo faccio vedere perché fa un casino assurdo, faccio un buchino di qui e un buchino di lì. Ok, ho fatto i buchini. Uno di qui e uno di lì, se magari metto, eccolo qui. E adesso nella parte. Aspetta che mi metto bene con la sedia perché sono un po' storta. Dalla parte argento ovviamente mettiamo il chiodino argento. Poi io ve lo sto facendo vedere in due modi perché avevo fatto due colori, poi voi siete bene. Potete mettere anche fucsia il colore dello smalto se volete, cioè non è un problema, ci mancherebbe. E adesso vado a mettere il chiodino, lo fisso un po' con l'attac per essere sicura, metto proprio un goccino, se magari inquadro. Magari esce anche l'attacco, ok, e chiudo il chiodino, aiuto, con davanti il telefono è abbastanza difficile, ok, e lo metto da questa parte perché il ciondolo dritto sarà così, e adesso monto anche quell'oro, ok, e uno e due, adesso dobbiamo fissare lo smalto, quindi prendiamo un qualsiasi lucido che usate per la resina. Io uso il dito. E facciamo così, cioè voi potete anche usare quello che usate di solito, eh. Io sono più comoda col dito. Andiamo a fissare col lucido la parte dello smalto. Potreste anche farlo tutto, però non è che serva molto, perché comunque la resina è già lucida, come vedete. Sì, c'era la nebbia. Ok, guardate, così abbiamo fissato lo smalto e adesso lo lasciamo asciugare, puccio ancora il dito e facciamo anche l'altro. Praticamente questa è velocissimo, cioè facilissimo da fare, l'unica cosa è aspettare che asciughi lo smalto, che la nebbia passi, ok, e che anche il lucido poi si asciughi, poi per il resto è straveloce. Ok, adesso aspetto che il lucido si asciuga e poi montiamo le collanine.
Ok, facciamo finta che si siano asciugati del tutto. Ah, se sentite rumori strani, sono io che mi muovo con la sedia e poi c'è il ventilatore acceso, perché sennò svengo dal caldo. Ok, a parte questo, è il momento di montare la collanina. Allora, partiamo da quell'argento. Eccola qui. Allora, prima cosa chiudo. Non guardate di medita che adesso c'è su tutto il lucido, quindi devo lavarmi le mani, però vabbè. Allora, aspettate che sto litigando qui per aprire. Sono un po' impedita io a fare queste cose, però va bene, non fa niente. Ok. Va chiusa perché faccio tutto dall'anellino. Allora, prendiamo l'anellino, lo apriamo, facciamo passare qui, facciamo passare qui. Oh, ma non mette proprio fuoco, perché puzzolina. E chiudiamo. E una. E adesso facciamo anche l'altra. Che poi io lo chiamo oro, ma non è oro. Che colore è? Bronzo? Colore strano. Passa. Uffa. Col davanti il telefono è impossibile fare queste cose. I disastri di Jessica. Live su YouTube. Ok. Ah! Voi pensate a quanta fatica sto facendo in questo momento? Non so se si vede, però manca poco, siamo alla fine praticamente. Ce l'ho fatta! Ok! Quindi, collanina numero 1, se magari la metto dritta. Sembra tipo che sia colato, Madonna mia, questo dito qua è orribile da vedere. Così. Che è colato tipo, come si chiama, il metallo sulla pietra. E poi, e questo è quello di bronzo, abbiamo detto che è bronzo. Poi invece sulla pietra azzurra abbiamo messo l'argento. Un po' di pezzettini qua là, con la catenina argento. E niente, quindi se avevate fatto queste pietre potete benissimo provare a fare così. E fatemi sapere che cosa ne pensate di questa idea molto semplice. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!